E vorrei anche farvelo sentire in corpo e anima. Ma intanto che loro si preparano, noi abbiamo, devo parlare di questo perché anche di questo sono molto orgoglioso, abbiamo creato all'interno di questo Festival Internazionale di Poesia un premio internazionale. Sapete che abbiamo detto dall'inizio che facevamo una speciale attenzione a, innanzitutto alla donna e al punto di vista della donna, che molto spesso viene ignorato, ma anche alla lingua italiana, questa lingua meravigliosa con la quale voi siete nati, voi italiani, ma invece noi che veniamo da altri mondi, da altre lingue, intavoliamo una storia d'amore. Come dico sempre, come tutte le storie d'amore, a volte corrisposta e altre volte no. Ci sono giorni che noi ci svegliamo litigando con l'italiano perché abbiamo sognato in spagnolo, per esempio, in altre lingue. Però credo che questo sia il fascino di questa meravigliosa lingua che è il nostro passepartout universale, che ha permesso in questi giorni di comunicare tra persone di 39 diverse nazionalità che hanno partecipato al Festival Internazionale di Poesia di Milano. Io vorrei invitare il mio amico, poeta, professore Giuseppe Langella, perché lui è stato uno parte della giuria di questo premio internazionale. Giuseppe, mi prepara una sedia, perché mi portate una sedia? No, stai, c'è Giuseppe che ci fa questo favore, grazie. E, ma questo è per te, Giuseppe Braga è un bravissimo poeta, se non l'avete letto vi raccomando. Anche Giuseppe Braga è un bravissimo poeta. Giuseppe Langella è un bravissimo poeta. Ho letto alcuni dei suoi libri, ho assistito a qualche suo recital a Ponte di Legno, dove in qualche modo ha un enclave poetico fondamentale, con il quale mi piacerebbe prima o poi fare un collegamento tra il nostro Milano e quello di Ponte di Legno. Ne parleremo. Insomma, abbiamo creato questo concorso internazionale in lingua italiana per tutti gli italiani. Italiani nuovi come me, nuovi alla lingua, e gli italiani che vivono anche all'estero e continuano a pensare e a sognare l'italiano. E la giuria internazionale è stata formata da Giuseppe Langella, dell'Università Cattolica di Milano, da Danilo Manera, Dipartimento di Iberistica dell'Università Statale, da aspettate che adesso mi viene, mi dite per come? Nona Moll dell'Università Unitre di Roma, Laura, com'è? Maria Lanese del Festival Internazionale di Rosario, Argentina, poetessa anche lei, e Max Arcangeli del Dante Alighieri di Roma. È stata una votazione, dovevamo scegliere soltanto il compito dei giurati era scegliere un vincitore. È stato un calcolo matematico, qualcuno ha aggiudicato un punteggio, era assolutamente anonimo la partecipazione. Abbiamo chiesto a tutti di scegliersi uno pseudonimo e di mandarci via mail il lavoro con una mail creata apposta con quello pseudonimo e poi via posta la vera identità. Com'è stata la scelta, Giuseppe? Intanto tu ci racconti, io vado a trovare il risultato che dobbiamo aprire stasera. Io non lo conosco il risultato, so soltanto che ho ricevuto più di 30, forse 40 manoscritti, ma che manoscritti? Dattilo scritti ma veicolati attraverso la posta elettronica. E me li sono letti, ho fatto la mia graduatoria e non so nemmeno se tra i miei preferiti gli ho dato una terna e poi avevo indicato ancora un paio di riserve e non so nemmeno se appunto il vincitore o la vincitrice siano tra questi, però poi credo che i pareri di ciascun giurato siano stati elaborati, non so se da Milton o da chi,
per vedere di fare una sintesi delle nostre scelte, delle nostre preferenze. Sì, più o meno così, ma intanto solo un secondo. Come un'occasione, immagino, per chi ha vinto di festeggiare, che un po' seguendo l'esempio di Megalomania, che è andata via ancora qui, vorrei festeggiare con il piede di vino. Quindi mi raccomando. Bonus vinus letificat cor hominis. Wow, così mi piace. Guardate cosa vuol dire bere un bicchiere di vino con le persone colte. Allora, io verso uno per... poi ci sarà anche verso uno per Giuseppe D'Angelo in qualità di curato e uno per... poi vi racconterò di questo vino. Per chi è il vincitore del premio, primo premio internazionale di poesia di Milano, città di Milano, che speriamo che possa crescere nel tempo e diventare veramente il premio nel quale riflette un po' tutte le aspettative, tutta la poetica di questa lingua meravigliosa che gira nel mondo, non soltanto in questo paese. Perché pensate che nel paese di cui vengo io, l'Uruguay, si calcola che il 60% degli uruguayani siamo anche italiani. Quindi questa lingua continua a vivere anche in quelli che sono andati via un giorno e continua a, come dire, a esercitare una certa magia sui propri sogni, sulle proprie aspirazioni. Allora, come dicevo, è un calcolo aritmetico. Ciascuno dei giurati, non potendo fare una riunione per stabilire, per parlare, non conoscendovi tra di voi, per le distanze, quindi c'è stato un punteggio aggiudicato a ciascuno e questo calcolo aritmetico è venuto fuori il vincitore, che ha scelto come sinonimo, come pseudonimo, il nome Sinoè Johnson. Qualcuno di voi ha scelto questo? Ditemi, alzate la mano, Sinoè Johnson. E in verità risponde al nome di Antonella Sica, il suo testo che ci ha mandato risponde al nome La memoria nel corpo. Vive a Genova e credo che sia qui. Che fosse donna, perché solo la donna può scrivere quelle cose. Avrei detto toscana, perché a un certo punto c'è un itinerario ferroviario, eccetera, però che fosse di mare. Non c'è mare, direi, perfetto. E allora, Antonella, oltre al bicchiere di vino, vorrei chiamare Cristiana Zamparo di Ragioneria Edizioni, perché il premio, in verità, è la pubblicazione dell'opera vincitrice da parte di Ragioneria Edizioni. Grazie Antonello. Io avevo sbirciato nella busta, perché dovevo preparare un paio di cose. E uno, il diploma che non riesco a... Tu hai una mano, io ne ho una e vediamo. E poi l'altro è un libro, nella busta c'era anche il suo indirizzo, per cui ho visto che era di Genova, di Juan Hellman, che è un autore che noi abbiamo incontrato proprio a Genova, penso di così di Genova, l'ultima volta, e quindi ti abbiamo portato questo grande autore. E poi dentro, forse una cosa che mi interessa di più, c'è il contratto. Va bene, credo che l'anno prossimo, al terzo festival internazionale di poesia di Milano, presenteremo il libro di Antonella Sica,
e spero che ci sia Giuseppe a presentarlo. Intanto vi ringrazio davvero di cuore a Giuseppe in nome di tutta la giuria e Antonella per aver partecipato e a molti di voi che avete partecipato e quindi che il mio augurio che continuerete a partecipare. Quello che abbiamo capito questi giorni è qualcosa di cui non avevamo dubbi, è la forza travolgente della poesia. C'è questa quantità di persone che sono passate qui, soprattutto di giovani. La poesia ha una forza viscerale che spero non perda mai, quella forza anarchica e trasformatrice, che non importa che non venga data visibilità, non venga annoverata tra le meraviglie della tecnica, della scienza, come molto spesso la poesia continua il suo lavoro sotterraneo di creare mondi diversi. E spero che questa forza non venga a meno mai. Grazie Antonella. Anche se non si sentiva molto bene, abbiamo avuto qualche problema, la risentiremo. Perché è parte un po' di quello che dicevamo all'inizio parlando di questo festival. Noi festeggiamo la poesia in tutte le sue forme, quel concetto caro a Federico García Lorca della poesia intorno a noi, in tutte le cose che vediamo, che tocchiamo, nell'abbraccio, nello sguardo, nella poesia scritta, orale, musicata, danzata. E il tango è una delle forme più significative di poesia. E quest'anno la comparsita, cioè uno dei tanghi più suonati, anzi il tango più suonato, ascoltato e ballato al mondo, compie 100 anni. Di solito, per una questione geografica, perché poi si dà molta importanza alle misure, anche in geografia, si parla del tango argentino. Come dice un mio amico argentino, studioso del tango, il tango invece è una responsabilità rioplatense, cioè delle due sponde del Rio della Plata, Montevideo e Buenos Aires. E guarda caso, la comparsita, il tango più famoso del mondo, è stato composto da un uruguaiano. Per questo io vorrei invitare il console generale dell'Uruguay a Milano, sotto mi odierà per questo, ma a dire soltanto una parola, perché poi lo diremo in musica. E anzi, visto che abbiamo cominciato a bere un bicchiere di vino, abbiamo l'intenzione di offrire uno a tutti voi. Quindi, mentre il console ci dice una parola, versiamo un bicchiere di vino. Un uruguaiano, come si dice da queste parti, perché credo che voi non, tranne qualcuno, insomma, molto studioso della materia, non sapete che l'Uruguay si fa anche un ottimo vino. Poi me lo vi direte il vostro. Vostro giudizio. Grazie a tutti e buonasera. Realmente Milton sempre mi fa parlare del mio pessimo italiano. Per parlare della comparsita, come ha detto Milton, è stato un uruguaiano 100 anni fa, un uruguaiano di 19 anni, nella città di Montevideo, che adesso si chiama Città Vecchia del Montevideo, ammalato di tubercolosi, e dopo una notte straordinaria di febbre si era svegliato. Lei suonava la musica, piaceva molto la musica, ma non sapeva scrivere la musica. Aiutato per la sorella, che si era professoressa di musica, ha cominciato a scrivere la musica che lei suonava al piano. Quando ha finito, la sorella ha detto: ma questo è un tango. Si nasceva 100 anni fa il tango più suonato, più ballato e più anche mostrato al cinema, sempre il tango la comparsita. E come non mi piace molto parlare al microfono, credo che sarà una bella giornata di ascoltare il nostro tango, che è un tango uruguaiano, ma adesso è un tango non soltanto rioplatense, ma anche un tango mondiale.
e per questo lasciamo la musica parlare. Io finisco qui, grazie. Avete mai visto tanti uruguayani insieme? Io li vedo poco perché noi siamo pochi in generale. Pensate che l'Uruguay è un paese di poco più 3 milioni di abitanti. All'estero saremo qualcosa come 300.000, dispersi in tutto il mondo. E quindi, mentre le altre nazionalità, soprattutto latinoamericane, se no, se ne trovano in quantità, noi siamo sempre pochi. Ci troviamo in pochi e poi c'è la bottiglia continua a lasciarsi andare, ma non importa, adesso la recupera. E a me questa sera fa particolarmente piacere trovarmi con questi amici perché abbiamo deciso di far conoscere la cultura uruguayana che passa dalla musica, passa dalla cultura, passa dalla poesia, passa dal nostro incontro. Noi siamo tre uruguayani, più uno a metà, adesso vi racconterò perché, che ci siamo conosciuti qua, però per qualche motivo, strano motivo, sembra che ci conosciamo da tutta la vita. Bravo. Vi dirò perché ce n'è uno a metà. Andrea Bettini, che è un grandissimo maestro, pensate, non è mai stato in Uruguay, ma vorrei farvi sentire, perché io mi emoziono ogni volta che lo sento, una radio uruguayana. Pensate, se voi immaginate una radio uruguayana, adesso io il microfono di qui, più o meno suona in questo modo. Potrebbe suonare in questo modo nell'intervallo di un'azione di una partita di calcio. E il mejor precio, il mejor servizio, per te, per il camionero, così. C'è un questo dottore di Radio Carver, che è una cosa tremenda. Grazie Andrea Bettini. Thank you.
La fisarmonica nel tango è una specie di sacrilegio e ho cercato di sostituire un bravo animalista, ci ho messo quello che avevo, però siccome sono cresciuto a parte tango, allora mi spiace, insomma, però avete fatto finta di non sentire. Il ritmo più uruguayano che ci sia, la milonga. Questo dalle mie parti lo si impara presto. Ma un giorno, forse perché non ero più dalle mie parti, mi domandai: cosa vuol dire? Perché la milonga dovrebbe essere il ritmo più uruguayano che ci sia? Così come continuiamo a ripeterci da qualche secolo a questa parte. Fate attenzione. La milonga ha una struttura ritmica che i musicisti chiamano 3-3-2. Al quale si aggiunge un accento caratteristico. Ma questa struttura ritmica, caratteristica, non nasce in quelle terre. Arriva dall'Africa, dal ventre prodigioso di una madre che ha partorito i suoni più portentosi della creazione. E a partire dal IX secolo la si può trovare nei bordelli persiani. E nel XIII la ritroviamo in Spagna, da dove partirà, attraversando l'oceano per arrivare in un universo millenario che qualcuno decise di chiamare Nuovo Mondo, America. Su quelle caravelle che salperanno all'insegna di nuove terre da colonizzare, all'incirca sull'intero pianeta, soprattutto in quelle latitudini dalle quali prenderanno la rotta delle nostre rive, cariche all'inverosimile di intere generazioni di uomini e donne africane, a vivere, a lavorare e a morire nelle colonie, in quella perversione planetaria che si chiamò schiavitù. Mentre nei Balcani si intreccia in una storia lasciva e clandestina con una scala gitana, zingara. La quale dava in parte origine a un nuovo ritmo, il klezmer. E un immigrante ebreo ucraino porterà a Brooklyn, New York, per suonarlo le sere, quelle sere assenti con odori di casa, che noi immigranti conosciamo così bene. Mentre suo vicino di casa, un bambino argentino di origini italiane, chiamato Astor Piazzolla, lo ascolta, lo fa suo o si fa prendere da lui, e trasforma il tango della seconda metà del XX secolo col suo... quell'accordo che suonerà col suo bandoneon, uno strumento tedesco del secolo precedente, creato per quelle chiese che non potevano permettersi un organo vero o per accompagnare i funerali con la sua voce grave e gutturale, che fatalmente finisce per sbarcare sulle rive del Rio della Plata, diventando l'essenza stessa del tango e della milonga. Così come un altro strumento, arrivato da lontano, sarebbe diventata la sostanza con quale abbiamo, da lì in poi, intrecciato ognuno dei nostri sogni. La chitarra spagnola.
si canta per annunciare l'arrivo del giorno e della notte, per celebrare una nascita o per rinverire i morti. Si canta per ringraziare la pioggia che alleggia le camurie dell'estate o per rimproverarla quando si mette a sperperare sostanze e finisce per ingrassare a dismisura fiumi e corsi d'acqua. Si canta di gioia e di tristezza, di rabbia e di amarezza. Si canta perché si ha voglia di cantare e basta. E perché a nessuno verrebbe mai in mente di chiedere perché stai cantando. Si canta perché non importa se canti bene o male. Si canta come modo di esercitare l'unico mestiere veramente ereditato dai nostri padri. Vivere! Cada hora vino con su muerte, que a tiempo es una cueva de ladrones. Los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un banco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantar? Si los nuestros quedaron sin abrazo, patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo adultos. Antes de que estallara la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque piove su quel solco y siamo militanti della vita e perché non possiamo né vogliamo lasciare che la musica svanisca. Cantiamo perché il canto non ci basta e non ci basta il pianto nella rabbia. Cantiamo perché crediamo nella gente, perché insieme abbatteremo la disfatta. Cantiamo perché il sol ci riconosce e perché il campo sa di primavera. E perché sia nel gambo sia nel frutto, ogni domanda troverà la sua risposta.
questo ritmo che avete ascoltato si chiama candombe. Il candombe ha tante spiegazioni, forse non ha nemmeno, e credo sia il ritmo più autentico del nostro paese. È l'incontro tra la cultura africana e le altre culture di cui siamo parte, che sono tantissime. Io amo dire che Uruguay contiene il mondo. Ma questo candombe continua ad essere immutato da un po' da quando è nato, da quei ricchi pringenti suonati con dei tamburi di legno e di la pelle di animali, che ancora oggi si può vedere a Montevideo, si possono vedere a Montevideo in certe serate di carnevale, dove nei quartieri della cultura nera accordano questi tamburi bruciando dei giornali e facendole scaldare. È un ritmo ancestrale e per noi in qualche modo intimo. Il suo ritmo fa più o meno... Ecco, è una di quelle cose che se pensate a ballare, dice, ma come si fa? Invece non dovete pensare. Bisogna sentirlo più o meno a questa parte del corpo. Thank you.
Oh. Tutti giù. Tutti giù. Tutti, signora. Tranne me, tutti. Tutti, via. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol borracho, vino a pasar con viento carnaval, caleta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y su muchacho, un chino con su gran inspiración, el pobre niño. Romero lo tablado, el chirrillo entona la canción. Dell'Uruguay. E qua, presi, sono le maestre, e poi capotanno.
blanco de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, se va los sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos, chacha mulato que vaya acá, chacha mulato que vaya ahí, chacha mulato de las amargas en chacha se le va a morir, chacha mulato de las amargas en chacha se le va a morir. Mezcla de negro y de blanco, mezcla de blanco y de negro.